Ed eccoci qua. Grazie a tutti i colleghi di Fiera di Bergamo e Proberg per aver lavorato alacremente per poter aprire queste giornate, questo nuovo evento che nasce sostanzialmente dall'esigenza di questi operatori, gli installatori e progettisti elettrici, che chiedevano un punto di incontro e confronto dove loro fossero i protagonisti e capissero in questa occasione, mettessero le basi per il loro futuro, quindi non solo quello che oggi offre la filiera per la filiera elettrica dal punto di vista di soluzioni, prodotti, installazioni, ma soprattutto capire dove sta andando il mercato, cosa succederà fra 5-10 anni. Sono tematiche fondamentali, dalle rinnovabili agli impianti domotici, anche al classico impianto elettrico, sia civili che industriali, che richiedono un approccio molto verticale e molto specifico. Troverete nel sito un programma su fieraie.it molto denso, molto importante, di appuntamenti, di contenuti, quindi una fiera che permette di toccare con mano e dialogare sui prodotti, le migliori soluzioni e nel contempo portarsi via delle informazioni e della formazione di altissimo profilo. Questo è un primo passo, è una prima edizione e ringraziamo di cuore tutte le aziende che hanno aderito con entusiasmo, perché anche loro avevano una stessa necessità. Questa è una manifestazione dove vi espone, avete visto realtà di primissimo livello, hanno le orecchie aperte loro per ascoltare qual è l'esigenza di chi tutti i giorni con passione e professionalità stende dal tubo collugato fino ai grandissimi impianti tecnologici. Per cui è una grandissima gioia poter inaugurare quest'anno, ma questo è solo il primo passo, ci auguriamo di un lungo cammino che insieme potremo fare. Un ultimo ringraziamento lo devo a questi ragazzi che in tempi non sospetti, finita la scuola e i loro corsi professionalizzanti, invece di essere, visto il tempo, da qualche parte a godersela, hanno deciso di venire qui. Perché? Perché questo è anche uno strumento nazionale attivo di interazione e di matching tra i futuri professionisti di questo mondo, le imprese e le aziende che saranno al loro fianco nel loro percorso formativo. Quindi grazie di cuore a questi ragazzi che sono stati scelti non a caso, grazie all'Istituto BF e gli altri istituti presenti, i loro professori che con grande passione sono qui, perché sono loro non tanto il futuro ma già il presente di questo settore e sappiamo quanto sia difficile oggi intercettare e rendere e essere attrattivi per i giovani e sottolineo anche diversi appuntamenti legati alla loro presenza e in particolare abbiamo dedicato a loro un evento che si chiama I futuri professionisti dell'impianto elettrico che alle 14.30 vedrà questi ragazzi poter incontrare e colloquiare in maniera informale con una grandissima impresa che spesso i ragazzi possono vedere come un'entità inarrivabile, ma queste grandi imprese, come quelle che espongono qua dentro alle giornate dell'installatore elettrico, sono partiti all'inizio come voi. Quindi è un mestiere che un domani vi può aprire tantissime porte e quindi godetevi e portatevi a casa il più possibile da questa iniziativa. Anzitutto un grazie sentito al Presidente Patelli che proprio non c'era, all'amministratore delegato di Novizi e a tutto il CDA di Provover per aver pensato, progettato e realizzato questa prima edizione di una fiera di settore verticale dedicata al mondo degli installatori elettrici. Iniziativa alla quale ho partecipato addirittura subito con entusiasmo perché riconosce la valenza delle manifestazioni turistiche specialistiche che sono quelle vincenti a nostro avviso. E diciamo il settore degli installatori elettrici, se guardiamo il comparto artigianato, rappresenta circa 1.500 imprese su 3.200 imprese nel settore di installazione in generale ed è un settore in continua evoluzione sia per le nuove tecnologie sia anche per standard, diciamo così, sempre più rigorosi, no? Quindi bene che sia stato realizzato questo spazio dedicato agli operatori settori che hanno la possibilità da un lato di conoscere anche le ultime novità in anteprima in termini di tecnologie, prodotti ma anche servizi che sanno anche di essere aggiornati rispetto anche alle normative
che possono, cosa più importante, costruire le partnership con i produttori e i fornitori che saranno presenti in questa fiera e soprattutto anche creare delle reti di collaborazione tra colleghi e potenziali clienti. Quindi noi abbiamo sposato questa iniziativa, abbiamo il nostro applauso totale e speriamo che da questa prima edizione poi ci sia uno sviluppo. Riconoscendo proprio la potenzialità di questa fiera verticale, come Confartigianato, ma anche le altre organizzazioni di Genato, anche CNA, che stanno partecipando all'iniziativa, hanno voluto invitare a questa manifestazione anche gli imprenditori lombardi, diciamo così, elettricisti del sistema di Confartigianato, come di CNA, eccetera, eccetera, perché riteniamo di dare l'importante è dare un contributo a questa fiera di eventi sopra provinciali, quindi bene. Sì, grazie per l'opportunità che mi viene offerta di rappresentare le industrie elettrotecniche ed elettroniche italiane e soprattutto la parte componenti e sistemi e impianti, quindi noi ben volentieri abbiamo accettato l'invito a questa partnership perché è dall'industria che si parte avendo queste ultime, la conoscenza, il know-how per poter poi proporre al mondo dell'impiantistica delle soluzioni sempre più innovative. Sottoscritto in particolare ha il compito di rappresentare il gruppo della ventilazione meccanica controllata. La ventilazione qui è un argomento che viene toccato anche da alcuni espositori, riguarda il mondo dell'aria e in particolare la qualità dell'aria indoor, perché la diamo tutti per scontata, noi sono gli ambienti dove passiamo più tempo, ma quello che non sappiamo è che abbiamo in generale una cattiva qualità dell'aria che ci danneggia. Quindi seppur si può immaginare che questo aspetto sia di nicchia, in realtà è basilare per la qualità della vita di ogni singolo individuo, sia esso uno qualunque, un professionista, un installatore, rappresenti la dirigenza di un ente. Quindi noi vogliamo richiamare l'attenzione su tutta la parte impiantistica, perché adesso anche in quest'ottica è bene sapere che esistono, come si diceva, nuove tecnologie che possono solo portare beneficio nuovamente a tutti. Si parla tanto di efficienza energetica. Oggi, se vogliamo andare in questa direzione, si parla di direttive case green, quindi dovremmo avere sempre delle case più performanti. Con questo si può ottenere anche e soprattutto facendo riferimento alle tecnologie moderne. Quindi vi invito a visitare la fiera, a prendere conoscenza e confidenza con gli espositori e auguro a tutti i migliori successi. Una cosa soltanto, io sono presidente di Albi per tanti anni, un albo che è nato nel 1958 a Milano e aveva, come oggi, avuto sempre l'idea di diffondere la qualificazione di coloro, di tutti coloro che operano la catena di impiantistica. Da allora fino ad oggi, sono tanti anni, tanti decenni, siamo ancora sulla breccia, sempre con questo intento. Venendo a quel che passa oggi, come notizia, mi viene in mente una sola parola, un solo caso. Emozione. Emozione per che cosa? Emozione perché sono più che mai convinto, anche per esperienza mia professionale, che momenti come questi non possono che produrre benefici a tutti i livelli. Benefici tecnici, benefici sociali, di qualsiasi genere, per l'area, per il territorio e per coloro che operano. Vedere poi vicino a noi ragazzi giovani che rappresentano il futuro, il domani, di quel che è la nostra aspettativa, la nostra attesa, è una gratificazione. Quindi tutti i voti veramente più di cuore per questa iniziativa e sperando che sia la prima di altre numerose iniziative che non può che portare benefici a tutti. Noi come scuola professionale ci accontentiamo tanto, diciamo, di partire dalle nozioni o di cercare di creare dei tecnici, meno male, ma vorremmo che fossero anche degli specialisti e che avessero, come sentivo anche prima, l'opportunità di essere un po' critici e di ragionare, visto che il futuro poi dipende da loro praticamente, la realtà che avremo passa poi attraverso anche le loro competenze. E avere questa opportunità, questi punti di incontro, ben venga.
penso che è il primo anno, penso che ce ne saranno degli altri, penso come tutte le cose che possiamo comunque andare a migliorare, l'importante è esserci, crederci, e lo stesso per i ragazzi che volta per volta crescono e crescono con una mentalità un po' più critica su quello che bisogna fare, no? Accontentiamoci di fare gli standardatori o semplicemente di realizzare degli impianti con competenza. Oggi come oggi lo vediamo, dobbiamo fare i conti con le realtà climatiche, dobbiamo fare i conti con un'aspettativa di vita, che deve essere migliore, più confortabile. E se non riusciamo a creare dei ragazzi che siano in gamba e che riescano a essere, ad avere questo presente, difficilmente possiamo pensare di migliorare qualcosa. Io devo ringraziare, lo faccio io, ma di tutti, anche i colleghi docenti che hanno partecipato e gli alunni, come dicevamo prima, che sono qui spontaneamente anche perché interessati, perché hanno colto questa occasione. Noi come ABF ci stavamo, i ragazzi, pur essendo a fine anno, pur essendo a termine passato un esame, hanno avuto l'opportunità di venire, si sono offerti e sono qui con un occhio critico proprio per cercare di capire. Lo fanno perché sono nostri, le relazioni di due sono loro, e questo mi ha fatto molto 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 piacere.